alcuni, però c'era questa sensazione, questa percezione che sì, comunque è un altro mestiere fare la politica, ma però comunque quelle persone lì le ho messe lì perché anche si occupano di me. Un sindaco si deve occupare dei vostri figli, perché se costruisce una scuola o non ripara la scuola ci piove dentro, la scuola è costruita male, accoglie male i bambini, i vostri figli imparano male. Se gli arredi sono in decadenza, se non c'è una pista ciclabile per arrivarci, se la piazza è inutilizzabile o è brutta o non è capace di creare convivialità, ne risentite voi quando alla fine della giornata di lavoro, invece che fare due passi e stare insieme e fare due chiacchiere, dovete stare chiusi in casa. Se non c'è un parco, se non c'è un modo, cioè se la città non è pensata sulle esigenze delle persone, e quindi se non è pensata sulle vostre, sui vostri bisogni, se i servizi non sono pensati sui vostri bisogni, è chiaro che voi vi dite ma a che mi serve questa politica? È evidente. Quindi io penso che qui a Chioggia sono venuto volentieri, adesso ho fatto un giro un po' lungo perché sono venuto a Trieste stamattina e non so più quante tappe ho fatto, però ho fatto un viaggio più lungo, ma sono venuto volentieri perché mi pare che stiamo davvero facendo un tentativo di riportare questo stile della politica, questo stile un po' femminile, ha ragione Gigliola, della cura, dell'attenzione, della concretezza che non è rinuncia ad avere uno sguardo anche ampio, perché è evidente che come dire, i problemi del porto non si risolvono come dire, da soli, cioè bisogna stare in un sistema, no? Voi sapete che io per esempio adesso abbiamo finito la riforma della portualità e quindi si sta dentro l'autorità di sistema portuale veneziano, ci sono grandi opportunità, credo, anche per Chioggia, molte più di prima, ci sono opportunità perché Venezia, come dire, il sistema di Venezia è un sistema di livello mondiale. Io stamattina ero a Trieste con l'ambasciatore cinese, con i responsabili di questa iniziativa cinese che ha lanciato il presidente del governo cinese, cioè di rivitalizzare la via della seta, sapete la via della seta, Marco Polo.